Mi chiamo Jacopo, ho 27 anni, mi piace molto far sport e lavoro nella filiale di Fusignano. Mi chiamo Jurgena, ho 27 anni e lavoro presso la filiale di Santa Sofia. Prevenire è meglio che curare, diceva un vecchio spot televisivo. Ottimo suggerimento per chi vuole saperne di più sul mondo delle assicurazioni. Lascia che ti spieghi perché. Mettere al sicuro qualcosa a cui teniamo è una scelta intelligente. Assicurare significa proteggere. I nostri beni o la nostra salute sono spesso esposti a rischi. Le assicurazioni servono per toglierci questa preoccupazione e far vivere noi e i nostri cari con maggiore serenità. Si tratta di contratti, chiamati polizze, con cui la compagnia di assicurazione si impegna, in cambio del pagamento di un certo importo, ovvero il premio, a risarcire il beneficiario nel caso in cui si verifichi l'evento dannoso indicato in polizza. Esistono diversi tipi di assicurazione. Ad esempio, puoi assicurare la tua casa per incendio, eventi atmosferici o furto. Oppure puoi proteggere la tua auto dai danni provocati ad altri, al veicolo o ai passeggeri. Puoi assicurarti anche in caso di infortunio o grave invalidità. Ecco un consiglio. Cerca il glossario all'interno dei documenti allegati al tuo contratto. Sarà molto utile per familiarizzare coi termini tecnici. Vediamone alcuni. La franchigia corrisponde a quella parte di danno, normalmente un importo fisso, che rimane a carico dell'assicurato. Il massimale, invece, rappresenta la somma massima che viene risarcita in caso di sinistro. Assicurandoti, trasferirai i rischi all'impresa di assicurazione e proteggerai il tuo patrimonio. Quando pianifichi le tue finanze, ricorda di includere le soluzioni assicurative per le cose più importanti. Puoi affidarti ad un consulente per individuare le soluzioni a misura delle tue esigenze personali, familiari e professionali. Se vuoi scoprire di più sulle assicurazioni, clicca il link e segui la BCC per altri video sull'educazione finanziaria.